...in cui sto riportando questo discorso che è avvenuto. Ovviamente ci può essere anche una contemporaneità nel presente, come nel caso di mi sento mal, e io riporto appunto questo discorso dicendo di sé che si se sente mal. Cioè, per esprimere contemporaneità vado ad utilizzare in entrambi i casi il presente, l'indicativo presente. Posso esprimere anche posteriorità, quindi riferirmi ad un'azione che avverrà nel futuro. Quindi se devo riportare la frase limpiare la casa, quindi pulirò la casa, posso dire, dice che va a limpiare o che limpierà la casa. Quindi nel primo caso ho un indicativo futuro, un futuro semplice. Nel secondo caso ho la perifrasi verbale va a limpiar, e quindi esprimo un futuro, utilizzo un futuro, o meglio una perifrasi verbale appunto che esprime un futuro, oppure sempre un futuro semplice, limpiarà. Ovviamente il discorso indiretto può esprimere anche anteriorità nel passato, cioè mi posso riferire ad un'azione avvenuta nel passato e ovviamente la riporterò sempre con un tempo passato. Se ad esempio dico: "Due punti hai comprato